Per considerarsi una svolta, dobbiamo vedere prima l'esito, soprattutto della partita di domenica. Chiaro che sono stati 3 punti pesanti contro una squadra quadrata, perché il Siena è una squadra quadrata, composta da ottimi giocatori, di esperienza. E mi auguro che domenica, appunto, possiamo ridimostrare il nostro valore. Ma in questo momento tutte le partite sono importanti. È chiaro che venivamo da 2 sconfitte, soprattutto l'ultima che ci ha fatto veramente male, dove secondo me non meritavamo di perdere, però ci hanno vinto, un po' di demerito è anche nostro sicuramente, non può essere solo sfortuna. È chiaro che prendere gol al 95esimo è brutto, su un fallo laterale, un po' così. Però sì, sapevamo che era una partita importante quella di domenica, e con un po' di fortuna, perché un po' di fortuna ce l'abbiamo avuta, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Le prossime 2 partite saranno contro Lucchese e Pistoiese, 2 squadre che comunque si trovano più o meno nella nostra posizione. È chiaro che dobbiamo dare il massimo e dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili. Sì, in questo momento, diciamo, è più opportuno usare la sciabola che il fioretto. È chiaro che se riesce a giocare bene e a vincere, ancora meglio. Però è chiaro che secondo me le partite si vincono soprattutto giocando bene. Poche volte succede che giochi male e, diciamo, crei per frutto del caso. Secondo me una squadra che gioca bene poi alla lunga vince. L'anno scorso noi abbiamo sempre giocato bene, la maggior parte delle partite abbiamo sempre dominato, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco, abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Invece quest'anno concediamo un po' di più, e quello che concediamo comunque gli avversari lo sfruttano. È chiaro che dobbiamo migliorare soprattutto in quello, secondo me adesso. Possibile è tutto nella vita, non c'è niente di impossibile. Se giochiamo con la stessa mentalità di domenica, niente è impossibile. Dobbiamo solo migliorare in quello.